Vediamo che cos'è quel simbolo di rifugio templare. A parte che c'è anche un punto panoramico qua. No, Ezio, no, non fare così, dai. Allora, vediamo. Intanto arrampichiamoci per vedere meglio. Che non capisco. Sì. Ok. Ah, è qua? Allora, aspetta, prima prendo il punto panoramico, già che sono qua. Dai, aspetta, vai, non ce la fai. Vabbè, qui è esagerato, effettivamente. Ma vediamo se... Sì, ok. Non ci arrivi? No. Madonna. Vediamo, forse da qui. No, però non credo se non ce la faceva. No, infatti. E da qua? Ah, ma come si arriva su? Scusate, non c'è nessun appiglio. Qua niente, dall'altra parte niente. Qui ce n'è uno, ma poi non ci arriva lì. Vabbè. Allora vediamo, magari ci sarà un altro passaggio. Vediamo. Intanto entriamo, va. Massimo prendiamo dopo. Cos'è? Sopra le travi, sotto la pietra, esplora Santa Maria Gloriosa dei Frari e trova il tesoro dei templari nascosto all'interno. Ma cos'è, una specie di tomba? Io questi tipi di missioni proprio non me le ricordo. A meno che sia... Siccome ho preso la versione deluxe, magari... Ok, c'è qualcuno. Ah, sì, ho capito. Sì, lampadari, va bene. Ma che giro? Che giro devo fare? Tutto per andare lì, va bene. Va bene. Allora, intanto scendiamo. Ok. Dunque, devo andare su di là. Sì. Ci sono dei piccioni. No, non ci arrivo. Da qui? Sì. Dai, non ce la fai, dai, che ce la fa. Bravo. Non ci arrivi, Ezio. Allora... No. Trovare un'altra strada. Aspetta, aspetta, aspetta. Che me l'ha fatta vedere adesso adesso, ma sinceramente non me la ricordo più. Da qui... Arrivi su. Ok. Ok, fatemi vedere. Di là. Oh. No, però poi qua non so se non ci arriva. Non credo. Oh. Più su. Dai, più su. No. No, no. No, no, no. Ah. Scusate, ma qui non è possibile che... No, no, cosa fai, Ezio? Allora, vai su di qua. Ok. E di qua mi ha fatto vedere che devo andare. Però qua Ezio non ci arriva. Quindi come ci arrivo qua? Ok, aspetta, va. Sicuramente mi è sfuggito qualcosa. Devo
torniamo all'inizio. Meno che devo fare tutto un giro largo. Fatemi vedere di là. Ok. Vabbè, saliamo da qui, vediamo. Allora, là c'è una trave, ok. Vediamo. Sì, perfetto, forse ci siamo. Forse ci siamo. Allora, su. Ok. Perfetto. Dopo 5 minuti di disorientamento, poi ci siamo ritrovati. Allora, che giro devo fare, però? Su di là. Ok. Ok, ci dovremmo essere. Mi sembra il percorso giusto. Ok. Padario. Andiamo di qua. Ok. Aspetta. Sì, e sì, per forza, sì. Ah, ecco. Bene, ora ho modo di risalire in caso di caduta. Meno male. Allora. Direi sì, di qua ci sono dei mattoni lì. Perfetto. Ah, no, troppo in alto, Ezio. Dai, non esagerare, eh. Aspetta. Opla. Oh, pensavo che andava giù. Ok, allora, no, lì non ci arrivo. Devo andare di qua. Ok. Adesso dondulati, bravo. Ok. Scala. Andiamo giù. Ok. Ok, altra scorciatoia in caso cado. Perfetto. Su di qua. E di qua, ok. Aspetta. No, 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 no. Uff. Ci è mancato poco, eh. Era troppo slanciato. Aspetta, Ezio. Ok. Ok. Adesso devo andare di là, sì. Segui i piccioni. Ok. Sì, comunque è un giro strambo, cioè, voglio dire. Ma forse siamo arrivati, sì. Apri la porta. Ah. C'è tutto sto giro per aprire una... No, non salire. Oh. Ah, c'era la paglia, mica l'avevo visto. Apriamo la porta. Ah. Ottimo. Ma cosa ci troviamo? Denaro o qualcosa di particolare? Boh. Mi sa che lo scopriremo. Sì, vabbè, Ezio, so che sei contento, però stai buono, eh. Prendiamo tutti i tesori. E qua. Un bel po' di denaro. E ora la tomba. Così si può chiamare. Scrigno, insomma. Che c'è dentro? $2000. Vabbè. Tesoro templare ottenuto.
ma è tutto qua? Cioè, vabbè che fa sempre comodo 2000 fiorini. Però... Adesso dove sbuco? Ah, è un tombino. Non ho fatto una piega questo qua. Vabbè, si vede che per lui è normale che c'è gente che esce dai tombini. Dunque, mappa. Sì, rimane sempre sto punto da capire come si sale, ma poi capirò per i fatti miei. Ma adesso andiamo alla missione. Missione principale, sì. Qua, sì. Sì. La pioggia rende i tuoi piedi umidi e freddi per tutto il giorno. Ok. Ok. Come faccio a entrare? Scalo il muro e... Oh, niente da fare. È un salto impossibile. Devo trovare un'altra strada. Quelli? Ma quella è quella di prima. Va che balzo. Quindi riesce a correre con una freccia nel ginocchio. Mi serve il tuo aiuto. Ti ho già visto. Eh già. Dobbiamo andare. Non ti sei mai scusata per avermi urtato. Subito. Va bene, dove si va? In canale. Questo non restringe molto il campo. Resterà il segno. Vabbè, altro che segno. Aiuta Rosa ad arrivare al canale. Vieni. La devo prendere in braccio? No. Ecco. Guarda. Olè. Avanti, se hai coraggio. Dai, dai, che li uccido subito. No. Ma. Maledetti arcieri. Beh, questi non erano arcieri, però sì, quelli di prima sì, ma sì, ma. Ti prendo in braccio se vuoi, eh. Devi per forza correre. Me la caverai meglio da sola. Ma se mi hai chiesto aiuto, ma che cavolo vuoi? Cioè, ma. Boh. Ma che maniere, ma non si investe la gente. Non finirà così. Presto, si avvicinano. Lasciatemi in pace. Ecco, anche te. Sì, arrivo. Arrivo. E ti stavo difendendo. Presto, si avvicinano. Ti stavo difendendo. Sì, ma se spintoni la gente, attiri l'attenzione. Bene, bastardi. Chi vuol morire per primo? Voglio mangiarti. Infatti, non volevo uccidere i civili, scusate. Sì, ma no, cammini lei tranquillo in mezzo a un combattimento, eh. Maledetti arcieri. Dai, vai via. Ok. Perché le guardie non mantengono? Sì, vabbè. No, ritrai la spada, Ezio. Ok. Sbrigati. Ti sto seguendo. Non temete, farò in modo che moriate ognuno in modo diverso. Ok. Laggiù. Che stai facendo? Sbrigati. Ma che stai facendo? Ma sbrigati tu. Ma il canale era lì? Boh, vabbè. Seguiamola, non facciamo domande. Che stai facendo? Sbrigati. Dai, attaccami.
Vabbè, lo attacco io, scusate. Ah, questo è quello grosso. Non sfuggirai stavolta. Facciamo così. Dai. Ecco, bravo. Top. Averei meglio da sola. Si direbbe che sia risorto a me quasi. Madonna, che Presto, si avvicinano. Beh, ti sei fermata? Allora? Rosa? Rosa, che stai facendo? Ah, Cristo, la gamba! Ah, ecco, finalmente ti sei decisa a farti portare in braccio, eh? Non ho inteso il tuo nome. Rosa. Di qua, di qua, di qua. Onorato. Ma no! Lasciarmi qui, vero? Che cavolo. Oh. Oh madonna. Aspetti, la... No, è vero che c'è il pugno. Magari sei mio figlio. Ah, quelli vi danno una mano. Oh. Bene. Dai, dai che muori tu. No, ho sbagliato il tempo. Ok. Ezio, che cosa fai? Vieni, smettila qui. Di minarlo. Oh, ok. Oh, che bestie! Aiuto! Beh, siamo con voi, a presto. Ah, mi danno una mano così. Ah, bene, bene, bene. Oh, madonna. Ehi. Maledetto. Oh, e due. Vai, manca quello lì. Allora, oh. Dammi il tempo. Oh. Oh. Non siate timidi. Siamo arrivati finalmente. Ugo! Che accade? Rosa è ferita. Passamela qui. Faremo il tragitto in barca. Va piano. Ancora. Andate, mi occupo io delle guardie. Ok. Ci penso io. Ma fermatevi! Ah, che cavolo. Falli fuori, Ezio! Dove sono gli altri? Stavo scrivendo per una guardia. Ah, eccolo lì. Ma che scendi? Cosa sto dicendo? Cambiategli almeno la frase. Scendi. Adesso di qua, di sicuro. Eccolo là. Sto qui un attimo, Dai. Adesso qua giù è già più giusto. Eccolo, non te ne andrai così. No. Ehi. Forza, lo stiamo perdendo. Sono appostati sui tetti, fa qualcosa, presto. Bravissimo, si è suicidato. Ok. Eccolo. No. Ma Ezio, cosa fai? Ezio, so che vuoi farti un bagno, ma aspetta un attimo. Laggiù, eccolo. Ok. Vai giù, bravo. Dai, vai giù. Oh, che cavolo. Arrivo, Arrivo, arrivo. Seguitelo. Ok. Eccoli qua. Qua, qua. Aspetta, aspetta. Invece sì. Buttati in acqua, dai. Ci tirano contro. Ok.
altri. Vabbè, io vado su di qua. Sì, ce n'è un altro, guardalo là. Guardalo là. E no, Ezio, cosa stai facendo? Ezio, Ezio, fermo. Oh, ma dico. Che cavolo. Aspetta, aspetta, ce ne sarà qualcun altro. Uno. Eccolo là, il secondo. E due. C'è ancora qualcun altro? Fateci vedere i vostri trucchi, signore. Avanti, amici. Ignotte fresche. Un attimo. Sembra che non c'è più nessuno. Vediamo. Ah, sembra di no. Sì, si dà una mossa magari. Vabbè, intanto mi godo il panorama. Aspettiamo un attimo. Eccolo lì. Posso muovermi? Ok. Ah, una piuma. Va. Ok. Ah, ce n'è uno. Però non riesco a capire se è sopra o sotto. Non fate sembrare facile. Aspetta, aspetta. Ah, ma siamo... Ma che cavolo. Avvisare che eravamo arrivati? No, eh. Cioè, stavo andando avanti. Dove sei? Ezio, dai, non fare così. Dai, bravo. Allora, fatemi vedere. Io mi butto. Opla. Ecco. È morto, idiota. Pregherai più tardi. Porco, devo vedere demonio. Devo carattere. Vedere Antonio. Attento. Lascia fare a me. Va a cercare Antonio. Cristo, Ugo, fa come dice. Qua l'ultimo arrivato dagli ordini. Beh, potevi sollevarla, eh. Che stanchezza. Ehi, svegliati. Andiamo. Di qua? Può essere, sì. Ci serve aiuto. Dov'è Antonio? Rendetevi utili, fatele spazio! Mettila giù, qui. Non ho neanche una parola qui, lui. Dove siamo? A casa. Hanno chiamato aiuto. Grazie. Rosa, che è successo? Tiratemi via quest'affare. Calma, calma. Prima diamo un'occhiata. Non ha toccato l'osso. Meno male. Tirala fuori! Rosa, dobbiamo evitare... Ora! Sedativo? Come vuoi. Tenetela. Mi spiace, piccola. Mi spiace! Ficcatelo nel culo, il tuo mi spiace! Va a cercare Bianca e fai in fretta. Dammi una mano. Come? Prendi una pezza pulita. Ok. Quando tolgo la mano... Premi la pezza sulla ferita. Sei pronto? Sì. Ora! Porca puttana! Ben fatto. Lavori bene sotto pressione. Ha un bel caratterino. Ho notato. Avanti. Portatela dentro, così Bianca può chiudere la ferita. Te la caverai. Il peggio è passato. Ti venisse il cancro, brutto bastardo! Sì. A te, a quella grandissima troia di tua madre! Grazie. Rosa mi è molto cara. Se dovessi perderla... Ho sempre avuto un debole per le donne in difficoltà. Sì, l'ho saputo. La cosa ti sorprende? Sappiamo tutto di te, Serauditore. Delle tue imprese a Firenze e nel resto della Toscana.
Bel lavoro. Anche se un po' grossolano. Allora sai perché sono a Venezia? Me l'immagino. Quando hai un momento, vieni a trovarmi nel mio studio. Dobbiamo parlare. Decisamente. Gilda dei ladri di Venezia. Ah. C'è un glifo. Sorta attorno al 1465, la Gilda dei Ladri di Venezia, a causa della sua natura illegale, non aveva una sede fissa. Beh. Nonostante i magistrati siano prodigati nel tentativo di contrastare i furti, pare che i colpevoli svanissero magicamente quando le guardie cittadine cercavano di arrestarli. Vabbè, se no non erano Gilda dei Ladri. E c'è un glifo. Quindi fatemi vedere. No, sembra che non c'è niente. Aspetta, trovato. Eccolo, arrampichiamoci. Vediamo se di qua. Così. Ok. Eccolo. Accadde nel 108. O era il 2008. O il 1708. Non me lo ricordo. Un certo sfasamento temporale. Il soggetto 16, che penso sia lui che parli. Nicola, sappiamo cosa hanno fatto al tuo laboratorio, alla tua carriera. Forse è tardi per rimettere tutto a posto, ma sei ancora in tempo per aiutarci a prevenire eventi ancora più disastrosi. Hanno sottratto un oggetto allo zar e stanno conducendo esperimenti a Tunguska per scoprirne le potenzialità. Prima che questo accada dobbiamo rubarlo, altrimenti il mondo sarà in pericolo. Non ti chiediamo di rischiare la vita, ti chiediamo solo al momento opportuno di usare la tua elettricità per distruggerlo. A prescindere dalla tua decisione, sappi che ammiriamo profondamente il tuo lavoro e non ti faremo colpa di nulla. La libertà di scelta per noi viene prima di tutto. Ah. Oh madonna, che... No, Tunguska. Dov'è? Sarà quello. Ah. Bel botto. Ah, basta? Tutto qua? Ma che enigma è questo, scusate? Vabbè. Ne mancano 4. Ottimo. Allora. Mappa. Ah, siamo qui. Sì, beh. Ok. Ok. Allora, proseguiamo con la missione principale. Per il momento. Senza ammazzarci, grazie.